Uno dei problemi reali che io avverto quando provo ad avvicinarmi ad una donna è che mi chiedono sempre di andare a ballare. Però ogni volta che io vado a ballare con una donna, poi non succede niente dopo. Non so se... Vedi, devi capire una cosa. Quando si tratta del ballo, le donne fanno un rapporto diretto tra il modo in cui un uomo balla e le sue capacità sessuali. Quindi una donna ti guarda ballare e da questo deciderà come sei anche in altre circostanze, cioè fa un rapporto diretto tra come balli e come fai l'amore. Quindi devi stare molto attento quando balli. È una situazione delicata. Ho capito. Tu sei bravo a ballare, sai ballare, Paolo? Beh, mica... Fammi vedere, Paolo, come balli, dai. No, no. Non riesco a fare. Never. Mai. Ever. Mai. Do that again. Più. Non farlo mai più. Ok? Capito? Io. Never. Mai. Io più. Io chiedo scusa. No. Okay. I'm sorry. Okay? I can. Not at home. Mai più. Né a casa. Not in the club. Né in un locale. And definitely. E definitivamente. Certamente. Ever do that again mai on stage. Più in palcoscenico. Ok. Ok? Ok. Because that is what the woman is going to think. Perché sex with you is a quel going to punto be like. La donna penserà che sesso con okay? te sarà così. Don't do that. Non lo fare mai più. Okay. 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 I'm going to let you go. Adesso okay? ti lascio andare. Aspetta ancora un secondo. Okay. You all right? All right. Vai. Dancing is about keeping it simple. Quando balli. Really easy. Semplice, tranquillo. Oh, è faticosissimo, eh. Okay, just really simple, just stay calm. Rilassati. No, perché il demone danzerino, il Tony Manero che è in me non riesce a... You want to practice with women? Can we? Vogliamo provare a vedere cosa succede. Lo vogliamo fare con delle donne? We're gonna get them out here and let's practice. Dai, un po', farle venire. Ne piglio una te, ne piglio una io. A chi tocca non si ingrugna. Soft. E che era un... Chi c'ho io? Ecco, dai. Mr. Smith is my teacher, is a dancing teacher, is a very, very... He told me a few things, but I knew already. Ma perché mi parli inglese? Vabbè. Keep it simple. Semplice, lineare. Stay calm. Calmo. Quasi morto, fidati. Mi sei un po'...
No, mandava giù. Calmo, calmo. No, talvolta il movimento febbrile era per non far cadere il pantalone. Chiedo scusa, ma c'era una calata mistica dell'indumento. Grazie. Prego. Grazie. Volevo dire un'ultima cosa. Lo sa... Te stai a piovrà, Smith? Smith? Smith, c'è un'intervista, lei è stato invitato. Smith, c'è un'intervista. Grazie, grazie. Smith! Smith! Venga qua! Io volevo chiederle un'ultima cosa. Hey, listen, you did great. Email me. Oh, sei stato bravissimo, mandami un'email. Ok. Ok. Hai capito? Che figo. Hai capito? Caspita. Ci ha mollato qua tutte e due sul palco. Vabbè. Sembriamo Gugun. Però vabbè. Mi ha detto che gli posso mandare le email. Ah, sì. Bello. Tu usi il computer da quando? Io però volevo chiedere una cosa. Volevo... Mr. Smith, can you hear me? Mr. Smith, can you hear me? Si rivesta e mi raggiunga se è possibile. Mr. Smith? Signor Smith? My friend? Where are you? Oh, sorry, no, sorry, Mr. Smith. You are emailing me. Thank you so much. Okay. But I want to show you something very special about the rap. Because c'è il buco, coso lì? Yes, no? Facciamo prima. Oh, yeah. Volevo chiederle una cosa riguardo al rap. Io credo che... About rap, yeah. Rap, okay. Rap. No. Ma che si è sputato da solo, ha tirato effetto. C'è un fazzolettino per mi... no, dai. Non facciamo le cose da bambini adesso. Il primo rap è nato in Italia. No Rapper's Delight. Prise Cosinensi Nanciusol. Che ci creda o no, io volevo solamente chiederle quale messaggio questa meravigliosa canzone in inglese dava di un grande artista, Adriano Celentano. E come gliela faccio sentire, maestro, se ricordate, senta bene questa. Senta. I eyes my Sessler e nel socco will piso. I in the call man save one. Please così nense non chiusol all right. Di che stiamo a parlare? Is that supposed to be English? Yes. Scusa un attimo, dovrebbe certo. Essere inglese questo? Certo che è inglese. I eyes my Sessler. C'è lei che è proprio americano. That's not English. Quello non è inglese, Paolo. Ma che pazzo. Ma come non è inglese? Ai Sessler, any else, socco il piso. Ai. Che vuol dire? It means, I is my Sessler, and it's not English. Non è inglese. Just a second, Mrs. Celentano. Adriano Celentano, tu ci hai fatto la supercazzola a tutti, Adriano Celentano. Io da ragazzino, Adriano Celentano, ho speso la mia vita, la mia adolescenza cercando di rimorchiare le ragazzine dicendole I eyes may Sessler, any else go you will piso, I. Io andavo in bianco, Mr. Smith, ma tantissimo, Mr. Smith. Celentano, tu mi ridevi l'adolescenza, Celentano. Ai. Thank you so much for the English lesson, for the dancing lesson. Ma più di ogni altra cosa, grazie immensamente per la sua superba, straordinaria energia. Mr. Will Smith! Let's go!